Buongiorno, siamo qui con la dottoressa Monica Greco, specializzata in fisiatria e in geriatria ed esperta in problematiche del neurosviluppo. La dottoressa è anche autrice di un libro con un titolo particolare, Ama con la legge della quadripolarità, un titolo appunto che fa nascere delle domande, cioè uno, la prima domanda è cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Due, esattamente cosa significa questo titolo? Per me significa molto perché dentro quel libro, pur essendo piccino, c'è gran parte della mia vita. L'ho voluto scrivere come medico specialista in fisiatria e in geriatria, laddove è importante, in questi due tipi di specializzazioni in particolare, avere un rapporto con il fisico del paziente a livello di esame obiettivo, un po' tornare alle origini. Quelle cose che adesso sono state un pochino dimenticate in quanto superate dall'utilizzo di tanti esami strumentali. In realtà in quel libro io parlo molto del connettivo, della matrice extracellulare, mesenchima, che poi tutto quello che noi possiamo percepire sul paziente, andando semplicemente anche a prendere una plica cutanea e andando a fare un rullio con le nostre dita che si chiama pince roulé. Ecco, un fisiatra e un geriatra, per poter capire se il soggetto è in una situazione adeguata in termini di eliminazione di tossine e di salute della sua matrice extracellulare, del suo mesenchima, del suo connettivo, può evincerlo, saperlo e diciamo, rendersene conto toccandolo. In questo libro io parlo di questo. Scusa se ti interrompo, sai che questa è una tecnica che spesso usano le estetiste? Sì, è vero, la usano molto. Fanno assolutamente sì. La schiena, per vedere se i tessuti sono incollati. Esatto, allora esatto. Guarda che sei infiammata, sei intossicata. Proprio quello, proprio quello. Anche i medici dovrebbero farlo anche un pochino di più i medici. E guarda, la cosa bellissima è che poi permette di entrare in punta di piedi anche nella vita del paziente. Perché? Perché laddove questa matrice è intasata, quindi tu sollevi questa plica e non viene su perché rimane ancorata, statica e fibrotica sui piani sottostanti, vuol dire che ci sono tossine, vuol dire che drena poco, vuol dire che è infiammato, quindi quando lo fai ha anche dolore. Tu riesci a comprendere innanzitutto lo stato di infiammazione, ma a seconda della zona riflessa dove questo avviene, quindi in zona sottocostale destra dove c'è il fegato, ci sarà la possibilità di un'associazione con l'emozione rabbia, rabbia trattenuta, perché il fegato è legato a questo tipo di emozione. Laddove c'è l'intestino tenue, la scelta, essere impallati in una scelta, dove c'è lo stomaco, il ruolo, dove c'è il milza pancreas, la rimuginazione, dove c'è il crasso, la tristezza e così via, riesci anche a entrare nella componente emotiva del paziente. E quindi si sente compreso, capito, e molte volte una domanda fatta in modo giusto, nel momento in cui stai facendo la visita, riesci ad aprire un livello di empatia tra medico e paziente che altrimenti in altre condizioni non riesci. E, siccome anni fa io sono stata a un congresso dove parlò un grande dell'esperto della matrice extracellulare, Bodo Köhler, e lui enunciò quelle che sono le quattro modalità per mantenere la matrice in uno stato che viene definito di coerenza, che vuol dire di equilibrio, io me ne innamorai di questi quattro concetti, perché mentre lui parlava io dicevo: chissà dov'è che posso modificare qualcosa in me stessa in primis, no? Perché noi medici comunque la prima cosa che dovremmo fare quando cerchiamo di comprendere l'essenza di un principio terapeutico o diagnostico è comprenderla prima di tutto su noi stessi. Certo. E dicevo: chissà in che cosa devo migliorare, in che cosa invece no. Questa legge della quadripolarità è di una semplicità e una intuitività così belle che me la portai dietro in tutti gli anni a venire. Eh sì. Allora, praticamente sono quattro cose. La prima parte che permette alla matrice di star bene, di essere in coerenza, è l'apertura al nuovo. Quindi noi che siamo qui, ad esempio, quando facciamo dei convegni, dove andiamo a imparare, dove andiamo a descrivere delle cose che noi abbiamo scoperto o che facciamo, permettiamo agli altri di essere aperti al nuovo e lo siamo anche noi.
Quindi in qualche modo in questo c'è la componente psico-emozionale della persona che ha nella sua vita professionale l'umiltà di capire che non sei mai arrivato, ma devi sempre andare oltre. E anche nella parte del nostro microcosmo e delle cellule, l'apertura al nuovo vuol dire aprirsi a tutti i nutrienti della vita, non quelle diete monotone. Sappiamo che una dieta variegata permette una biodiversità del microbiota, per esempio. L'apertura a nuove conoscenze, l'apertura a conoscere nuove persone, nuovi posti, nuovi volti. L'apertura al nuovo un pochino su tutto. Però, e passo al secondo punto, noi non possiamo avere l'apertura al nuovo se non lasciamo in qualche modo andare via il vecchio. Quindi l'altro principio della messa in coerenza della matrice è eliminare, lasciare andare ciò che non serve più. L'evacuazione, in primis, quindi andare di corpo tutti i giorni è molto importante per la salute della matrice. L'urina, urinare, eliminare le tossine anche a livello dell'emuntorio renale. E sudare con l'attività fisica che ti porta a uscire da quella zona di comfort che ti permette di eliminare tossine anche attraverso la cute con la sudorazione. E poi lasciare andare via anche a livello psico-emozionale, quindi in un livello un pochino più diciamo ampio, quello che non ci serve più, quello che non usiamo più. Donare quello che non mettiamo più, avere una casa non piena di cose tutte accatastate. Chi studia lo space clearing sa quanto l'essenzialità di una casa o di un posto di lavoro dove sai sempre dove trovi le cose, dove le hai messe, lì le trovi, fa la differenza. E lo stesso ordine che sentiamo nella vita lo percepiamo nelle nostre cellule. Sembra strano, ma è così. Terzo punto è la propensione a dare. Questo mi ha fatto fare pace con me stessa, perché sull'apertura al nuovo non avevo niente da rimproverarmi, sul lasciare andare via il vecchio neanche, sulla propensione al dare c'era stato un periodo della mia vita dove mi ero sentita addirittura un po' sciocchina, perché avevo sempre l'attitudine a dare, a donare, fin troppo, e mi veniva ogni tanto detto da chi magari così voleva mettermi un po' in guardia, stai attenta perché così magari le persone possono approfittarne. Ma no, assolutamente, non c'è niente di più fisiologico della propensione a dare, perché le nostre cellule sono le prime a farlo. Nascono come totipotenti e poi ognuna di loro si specializza, epatocita, miocita, enterocita, ognuna di queste a dare il proprio servizio agli altri. Se facessimo tutti così anche nell'umanità e nella società, tutto poi alla fine torna. La quarta era quella in cui peccavo, che tu per me, il dottor Spattini per me è un mito, perché è un mito di coerenza, di quello che spiega, perché tutto quello che spiega è ciò che lui fa. Io qui ora posso dire di farlo, ma quando io ascoltai questa realtà, no, lì io peccavo nell'autenticità, perché l'autenticità è dire agli altri, e questo è il quarto punto, l'autenticità, che non è la sincerità, è una cosa differente, è dire agli altri, insegnare loro ciò che tu realmente fai. Quindi l'attività fisica fa bene, sii tu il primo a farla ogni giorno, per far sì che gli altri ti vedano anche come esempio e per far sì che le tue cellule sentano l'autenticità di ciò che spieghi. Questi sono i quattro punti della quadripolarità, di cui bellissimo. Spiego. Veramente, poi soprattutto l'ultima, come tu sai, mi piace molto, no? Esatto. Il mio motto è practice what I preach. Esatto, no? Quindi, insomma, lo cito sempre. Anche se no crei una dissonanza, no? Assolutamente. Se tu parli in una maniera e fai un'altra, che poi si ripercuote negativamente su te stesso. Perché verissimo, infatti quando io ti ascolto in queste situazioni mi rispecchio tantissimo in quel momento della mia vita dove io ebbi questa consapevolezza. Bene, io so però che tu utilizzi nella tua pratica clinica anche una strumentazione che è Less Drive, che è un test sul capello. Ti ha permesso di avere un upgrade nel tuo approccio verso il paziente questa metodologia S-Drive? Sì, e in modo veramente inaspettato per me. Pensa che io per 5 anni, non sto esagerando, ho ignorato questa chiamata. Perché sai, noi medici che facciamo tante cose a livello di esami diagnostici, l'esame obiettivo, la BIA e tutto quanto quello che abbiamo nel nostro armamentario,
dicevo, ma sì, io sono già a posto così, ho tante cose da fare, non ho voglia di rimettermi in gioco. Certo. E poi io mi occupo moltissimo di bimbi con problematiche del neurosviluppo e temevo che, siccome il test presuppone la necessità di prelevare 3-4 bulbi del capello proprio dal bulbo, io dovevo tirare che senti quel fastidio come quando noi ci togliamo le sopracciglia con la pinzetta, no? Ecco, la stessa cosa avviene quando facciamo il bulbo, si tirano con una pinzetta. Temevo che i bambini potessero sentire dolore e associarmi a quell'aspetto là. Per cui per un sacco di tempo non l'ho fatto, non l'ho preso. Il giorno in cui ho deciso di usufruire anche di questa metodica di aiuto nell'approccio al paziente, fu uno dei giorni più importanti per la mia vita di medico. Ma non lo dico tanto per dire, lo dico proprio perché, soprattutto occupandosi di anziani e di bambini, tante volte il bando della matassa è difficile da trovare. Cosa intendo con questo? Che l'S-Drive, come dice il nome, S-Drive, guida, ti dà un aiuto, a me l'ha veramente dato, quando non sai da che parte iniziare ad aiutare quella persona che hai di fronte. Oggi ormai tutte le riviste scientifiche ci fanno capire l'importanza dell'asse intestino-cervello e quasi sempre prima iniziavo da là. Ma in realtà non è sempre così e non possiamo viaggiare a protocolli, ma avere un metodo, uno strumento che ti permetta di individualizzare sul soggetto che hai di fronte un approccio integrato epigenetico, che quindi significa prendere in considerazione come quel corpo in quella fase della sua vita, in modo dinamico, che è vero in quel momento ma dopo può cambiare, come quel corpo sta reagendo al carico, allo statico, vuol dire ambientale, che l'ambiente esercita su di lui, fa una differenza estrema. E infatti molte volte, laddove di fronte a un bambino che era magari o positivo o selettivo nell'alimentazione o autolesionista che si faceva del male da solo o eterolesionista che faceva male agli altri o frustrato e quindi difficile da gestire da parte dei genitori, e ricordiamoci che, siccome sto parlando di situazioni del neurosviluppo, a volte i bimbi non sono verbali, io prima di avere questo strumento partivo dall'intestino, partivo dall'alimentazione, ma mi sfuggivano a volte altre priorità che con l'S-Drive in un tempo reale di 15-20 minuti al massimo arriva un report che poi viene interpretato dal medico, che individua da dove partire, come i veli di una cipolla. E molte volte mi sono trovata a individuare situazioni dove invece dovevo partire dallo stress ossidativo, oppure da un carico di sostanze chimiche idrocarburi, o da un'ipersensibilità alle geopatie in cui oggi siamo immersi e con le quali dobbiamo imparare a convivere. Allora, tu, appunto, come esperta in problematica del neurosviluppo, ti sarai trovata senz'altro a confrontarti con molti bambini con il problema dell'autismo. Io volevo sapere, hai la percezione che sia in aumento questo tipo di problematica? E se sì, secondo me tu sei in grado di identificare quale potrebbe essere la causa? Allora, l'incremento epidemiologico è impressionante, oserei dire. Basta pensare, allora, agli ultimi dati che sono stati annunciati, in alcune aree sono pari a 1 su 36, quindi è tanto. Sì. E anche solo facciamoci un esame di vita, ognuno di noi. Quando io ero piccina e andavo a scuola, in una classe di 25 bambini, era raro trovarsi di fronte alla necessità di un insegnante di sostegno, un bambino che aveva bisogno di essere aiutato in modo differente da altri. Oggi in ogni classe, anche con meno bambini, ci sono almeno 2-3 bimbi che hanno bisogno di questo tipo di sostegno. E quindi sì, è in incredibile aumento ed è un'urgenza sociale, un'urgenza familiare e un'urgenza per noi medici occuparci di queste situazioni. Io penso sempre che il bimbo con autismo è un bimbo
che ha un suo personale spazio e un suo personale tempo per approcciarsi alle cose. E quindi tutti dovremmo imparare a relazionarsi con questo tipo di realtà, che ha la sua individualità. Le cause è molto multifattoriale. L'idea che mi sono fatta personalmente è che c'è una predisposizione individuale genetica dove a livello di polimorfismi si è predisposti a una fragilità del neurosviluppo, quindi a livello del connettoma, delle connessioni sinaptiche. Poi però su questa fragilità individuale che uno in qualche modo ha alla nascita, ma che in realtà, e questo te lo dico in base alle descrizioni dettagliate delle famiglie, comunque porta a un neurosviluppo normale e ottimale nelle prime fasi, a un certo punto della vita del bambino, intorno a un anno e mezzo, due, si verifica una problematica epigenetica, ambientale, di sovraccarico di qualche tipo, di qualsiasi tipo esso sia, può essere alimentare, qualsiasi cosa. Mi è capitato di vedere un pochino tanti tipi di sovraccarichi, e questo sovraccarico arriva a creare, hai presente come quando in una rotonda le macchine scorrono bene, tutto è tranquillo, la rotonda scorre, una macchina alla volta, lì invece arriva tutto insieme qualcosa. E questo crea un ingorgo, non scorre più niente, il bambino ha un blocco, spesso della microglia, che è una parte neurologica, però anche immunitaria, del corpo del bimbo, che va a potare, come se fosse un giardiniere, le ridondanze delle terminazioni dendritiche di quel suo processo di neurosviluppo. Ma l'ingorgo, che fa sì che la microglia diventi attivata, una microglia attivata, è un giardiniere che non fa più bene questa potatura. Il bambino non ha altra scelta a livello evolutivo della sua sopravvivenza, della sua possibilità di interagire con l'ambiente, che chiudersi e quindi non guardare più, non rispondere più alla chiamata, non giocare più in modo funzionale, e arrivano i primi campanelli di allarme da parte dei genitori che individuano una differenza. Mi è capitato di genitori che mi dicessero: l'anno scorso abbiamo festeggiato l'anno di vita, interagiva con tutti, mi sono accorta della differenza perché a questo anno e anche qui non ha guardato. Drive, riesce eventualmente a identificare se c'è un sovraccarico specifico che può essere la causa di questo problema? E come? È proprio qui il punto. È lì che io ho visto la differenza. Più che nell'anziano, quando io valuto l'anziano, è lo stesso, molto importante, ma con l'anziano io ho tanti strumenti su cui agire. E poi arrivano già con delle terapie. Sì. Il bambino, tu invece lo vedi così com'è, senza filtri, e con l'S-Drive è come entrare epigeneticamente in quelle che sono patogeneticamente le contestualità che in quel momento, se intervieni nel modo giusto, nel tempo giusto, puoi davvero cambiare. Scusa se ti faccio una domanda cambiare. Un po' personale quasi. E quindi hai avuto risultati in questo campo, che è un campo insomma molto difficile per quanto riguarda l'ottenimento dei risultati? Guarda, in modo molto autentico ti dico, la bacchetta magica non c'è. Ovvio. E tante volte mi è capitato. Io parlo di risultati, sì, non parlo di. Tante volte mi è capitato anche di famiglie dove i risultati non li ho avuti e mi hanno lasciata. Certo. Ma di contro a questa evenienza ci sono dei risultati immensi, incredibili, di bimbi che prima non erano verbali e che poi iniziano a parlare, che è tanto, cioè per una famiglia anche solo sentir dire mamma per una mamma o papà per un papà è una cosa immensa. Ma si arriva a frasi complete, a descrizioni della propria giornata, e poi i bambini, non so, neuromotoriamente compromessi che migliorano, sono tanti, tanti risultati che mi danno la forza. Bene, bene, guarda, credo che tu abbia dato una grande speranza a tutte quelle mamme che hanno dei bambini con questo problema, che veramente è un problema grande. Sì, grande, sì, sì. Però sì. Insomma, diciamo che possiamo forse vedere la luce in fondo al tunnel. Soprattutto per questi ragazzi che hanno la possibilità, secondo me, di tornare a vivere la vita, perché vivere la vita è urgente. Come dice un nostro amico, caro amico. La vita è urgente. Esatto.
Ciao Monica. Ciao, grazie, grazie di cuore.